Ciao ragazzi, benvenuti in una nuova lezione. Anche oggi vado su richiesta nel modulo di video lezioni del mio sito e vado a rispondere a Danny. Velocemente mi ha scritto: apprezzo moltissimo tutte le tue lezioni, in particolare sto focalizzando l'attenzione sull'improvvisazione. E mi piace moltissimo quando nelle tue frasi, fill, eccetera, vai out. Perché riesci comunque, grazie mille, sempre ad avere un senso musicale. Ci provo. Sto lavorando molto su accordi di settima e minori. Mi chiedevo se posso, certo che puoi, quali sono le tue preferenze, se ne hai per uscire un po' fuori, tra virgolette, sugli accordi maggiori. Grazie, i commenti me li tengo per me perché mi vergogno. Allora, grazie mille Danny, cerco di risponderti anche se quando si parla di improvvisazione è sempre un argomento un pochino difficile da affrontare così in video di 15 minuti, poi i miei diventano più lunghi. Comunque sono argomenti che ci vorrebbero dei veri e propri corsi, comunque delle lezioni face to face, diciamo, no? Detta in inglese. Ne ho parlato meglio che potevo in altri video, se scorri un po', ma sono tanti, quindi non è semplice trovarli, però sono divisi in playlist su YouTube oppure soprattutto nel mio libro di armonia applicata. Le mie, diciamo, conoscenze teoriche hanno fatto sì che col tempo mi creassi un mio modo di esprimermi, perché ritengo che ognuno di noi abbia dei propri gusti, innanzitutto musicali, cioè se a me piace suonare una quarta diesis su un accordo maggiore in un determinato contesto, ci sta che a te o a chiunque altro faccia proprio che non piace, dai, diciamo così. Quindi è molto soggettivo e, come dicevo, ognuno di noi poi, come ho fatto io, ho cercato di apprendere più informazioni possibili, poi però alla fine mi accorgo che quello che propongo, quello che mi viene distinto di fare quando improvviso, quando costruisco dei groove, dei fill, eccetera, sono più o meno sempre le stesse cose. Quindi sì, conosco tante scale, tante possibili sostituzioni, eccetera, eccetera, però alla fine poi, oltre ovviamente a dipendere dal contesto in cui siamo, alla fine utilizzo sempre il mio vocabolario, insomma, quello che mi sono creato. Quindi io posso dare dei suggerimenti. Però poi non è detto che una cosa che a me mi piace, mi trasmette qualcosa, valga lo stesso per voi, per gli altri, per chi ci ascolta. Questo in genere in tutta la musica, ma soprattutto nell'improvvisazione. Quindi, come si dice, a me piace Bach, magari a te o a qualcun altro, quando sente Bach, viene l'ortica. Detto questo, allora, parlando di accordi maggiori, ovviamente, come tutti i tipi e tipologie di accordi possibili, le soluzioni sono infinite. Dipende, qui torno un po' al discorso che ci vorrebbe un corso più che una lezione, dipende dal contesto in cui siamo. Almeno io ragiono diversamente a seconda se sto suonando jazz o se sto accompagnando una ballad pop, eccetera, eccetera. Ti posso dire che le cose che mi piacciono molto sono far sentire quelle note, appunto, come dici te, out, che però siano in qualche modo orecchiabili. Nel senso, se io schiaccio una settima minore su un accordo major 7, magari in una ballad, ora ho fatto un esempio a caso, magari è un po' una mazzata nelle orecchie. Quindi tendo sempre a utilizzare qualcosa che comunque, come dici te, sia musicale, anche se fuori dall'accordo, quindi fuori dalla tonalità in cui siamo in quel momento. Le mie, diciamo, sostituzioni, chiamiamole così, i miei cliché che uso di più, che mi piacciono di più, sono:
Ad esempio, faccio un esempio veloce, poi vi dico, vi spiego un attimo il groove che ho fatto all'inizio del video. L'utilizzo della quarta aumentata. Ad esempio, una cosa che mi aiuta molto è lo studio delle melodie, le colonne sonore o comunque buttarmi giù i soli di altri musicisti, anche non solo di basso, anzi, soprattutto di sax, chitarra, pianoforte, eccetera. E vi faccio un esempio carino, secondo me, per farvi capire quanto una nota sola può cambiare un'intera colonna sonora. Vi ricordate Nightmare, film Freddy Krueger? La colonna sonora più o meno fa così, diciamo il tema principale. Non so assolutamente la tonalità originale, quindi vado un po' a senso. Comunque. Questa cosa su un tappeto di Mi maggiore, quindi su un accordo maggiore, sentiamo se funziona. Metto la base, semplicissimo accordo maggiore a triade di Mi, quindi Mi, Sol diesis, Si naturale, c'è altro. Suono questa melodia. A caso, non fa così, comunque le note sono queste. Ora la provo con la quarta giusta. Come avete visto, ho suonato un La diesis. Suonerebbe così. Nota che ho suonato di questa melodia è il Sol naturale, quindi avevo fatto su un accordo maggiore, terza minore sull'accordo maggiore. Se la suono invece in modo classico, con le note tutte in, sarebbe questo. Le due sostituzioni. Quindi, la prima cosa che mi viene in mente suggerire è dare tempo comunque al tuo orecchio di assimilare questa nota, quindi in questo caso la quarta diesis, a provarla. Può essere già un primo spunto, quindi su un accordo maggiore, la scala ovviamente di riferimento a scala maggiore. Prova un pochino a fare le frasi, provate a fare le frasi con la scala maggiore e poi inserire questa quarta diesis. Scala maggiore. Andiamo a sentire con questa quarta aumentata. A tutto un altro senso, un altro colore. Quindi, comunque, oggi volevo presentarvi,
un groove che ho ripescato dal mio libro Jacopo Astorius Studio Completo, volume 1. Quindi, come direbbe il mio amico Antonio, fatti più pubblicità, oggi me la faccio. Esercizio 325, quando parlavo proprio di suonare in e out. Ovviamente qui era un stile Giacomo, perché il libro era su di lui, però va benissimo perché in questo groove parlavo proprio di come andare out su un accordo maggiore, quindi terza minore sull'accordo maggiore. Allora, cambio tonalità, andiamo in re bemolle maggiore, cioè sono due accordi. Questa base che ho utilizzato. Re bemolle maggiore per due battute, quindi re bemolle, fa naturale, la bemolle, poi volendo la sesta, quindi si bemolle semplicemente, d'accordo? Questo, due battute con il la bemolle minore, settima. Diventa sospeso, comunque la bemolle minore, quindi la bemolle, do bemolle o si naturale, chiamatelo come volete, mi bemolle, la settima, sol bemolle. Nella base c'è anche un re bemolle, quindi diventa sospeso minore. Comunque, il groove che ho fatto, che avete sentito all'inizio del video, fa così, lo faccio lentamente prima. Veloce. Cosa ho fatto? Sull'accordo maggiore, quindi focalizziamo un attimo l'attenzione sulle prime due battute. Parto subito con questo. Ovviamente ripeto, nello stile Giacomo, quindi sesta maggiore. Parto subito dalla sesta maggiore, quindi in questo caso si bemolle. Cade, fa re. E mi addirittura doppiato con la corda a vuoto, quindi rafforzato per farlo sentire ancora di più. Quindi terza minore, molto molto marcata. E qui mi piace proprio far sentire questo, sull'accordo maggiore che invece avrebbe ovviamente il Fa naturale. Vi faccio sentire questo Mi. Teoricamente in armonia potrebbe essere considerato una nona diesis. Comunque, sempre terza minore a livello di distanze si tratta. Quindi, poi faccio un glissato. E mi riprendo dall'undicesimo tasto della corda di Sol, quindi anche questo è un mio cliché che ho preso chiaramente un po' da Jaco, un po' da altri musicisti di quel genere funk lì. Quindi undicesimo, nono, decimo, quindi abbiamo la quarta giusta, terza minore, quindi mi di nuovo naturale. Terza maggiore, quindi anche l'alternare terza maggiore e terza minore è una cosa che a me piace molto. Poi qui vado sulla tonica. Cromatismo. Settima minore, quinta, quarta diesis, quarta giusta, arrivo alla terza maggiore. E poi cambio battuto, poi vado sul La bemolle minore. E quindi qui faccio Do bemolle, quindi qui sono molto in. Tonica, settima minore. Unica nota un po' più di colore qui è la sesta maggiore sull'ultima frase. Andiamo a sentire con la base, se vi piace. Quindi re bemolle maggiore, la bemolle minore.
Un po' oltre per far sentire proprio l'out, diciamo vero e proprio. Alcune cose vengono bene, alcune molto male, però questo è il mio, diciamo, linea di massima, il mio approccio. Qui si parla in un contesto comunque, come dicevo prima, tendenzialmente pop. Quindi, se ovviamente stessimo parlando di un brano jazz, comunque qualcosa di inerente al campo jazzistico, probabilmente, a parte il tipo di fraseggio, utilizzerei altre scale, altre sostituzioni. Sono due mondi, anzi, sono tanti mondi diversi in cui io personalmente mi approccio in modo per ognuno di essi in un modo particolare. Quindi è come se quando vado in Francia parlo il francese, quando vado in Spagna provo a parlare lo spagnolo, sì, nella musica, quando vado a suonare jazz, cerco di dialogare più in modo jazzistico possibile. Quando invece mi mantengo nei binari del pop e dintorni, ho un altro tipo di vocabolario. Questo non esclude il fatto di far sentire appunto le note che non fanno parte dell'accordo. Semplicemente ci sono, diciamo, non delle regole, ma comunque delle cose che funzionano meno e delle cose che invece, e soprattutto le situazioni dove ci si può
lasciare andare un po' di più, ecco. Come dico sempre, in una canzone molto pop dove c'è una melodia semplice, accordi molto semplici, è più facile che funzioni di più un accompagnamento molto in campo jazzistico, su un'improvvisazione in un giro armonico, jazz, standard, quello che vi pare, è più facile che funzioni andare out e rientrare che stare sempre sulle note dell'accordo della scala di riferimento. Quindi spero con tutto il cuore di aver risposto a Danny. Il libro comunque lo trovate al link qui sotto. Libri sia di armonia, ne ho scritti tanti, date un occhio, tanti sconti, tutti i codici per avere ulteriori sconti e poi ci vediamo al prossimo video.